L'animale è un essere considerato dalla normativa italiana e comunitaria un essere senziente, cioè in grado di percepire dolore fisico e dolore emotivo, cioè stress e paura. I controlli della polizia stradale sul trasporto di animali vivi sono pertanto finalizzati alla tutela del benessere degli animali. In queste giornate abbiamo fatto decine di controlli ai mezzi che trasportano animali vivi. Abbiamo verificato alcune violazioni delle prescrizioni previste dal regolamento comunitario dell'1/2005. Per fortuna non violazioni gravi. Questa mattina abbiamo fermato due auto articolati provenienti dall'est europeo che trasportano agnellini destinati in Italia. Uno dei due non ha le condizioni di regolarità per quanto riguarda l'altezza dei vani di carico. Gli animali non riescono ad avere una posizione eretta senza toccare il soffitto, una condizione senz'altro di stress e di sofferenza per un viaggio che dura 10 ore. Il ripristino della regolarità del trasporto è stato effettuato alzando la parte del soffitto e pertanto non è necessario lo scarico degli animali presso un punto di sosta adeguato che proseguiranno sino a destinazione. L'altro trasporto, sempre di agnellini, parliamo di oltre 500 capi, risulta regolare. Ecco, queste sono le finalità nostre, la finalità di assicurare il regolare trasporto dell'animale, il suo benessere, con la doppia finalità della regolarità, della legalità di tutta la filiera alimentare e la garanzia del cittadino quale utente e consumatore.